Allora, questo video lo dedico a Xenia che mi ha scritto. Ci fai vedere un po' di più Yuki? Anch'io avevo un volpino bianco. Ecco, lui è il mio topino, bellissimo, di piacere a Xenia. Ieri abbiamo fatto il bagnetto perché, essendo stati via 14 giorni, lui stava sempre sotto il camper. E nella ghiaia, così nella polvere, era diventato praticamente grigio, non bianco. Allora, ieri abbiamo fatto il bagnetto, vero Yuki? Vero Yuki che abbiamo fatto il bagnetto ieri? Sì. Tu sei il mio amorino piccolo, vero? È vero che sei il mio amore? Eh sì, lui è il nostro piccolo amore davvero. Per noi è come un bimbo. E lo adoriamo. Chi è arrivato, papi? È arrivato papi? Guarda un po' se è arrivato papi. Vai a vedere. Vai a vedere. Andiamo a vedere, dai. Sì, è arrivato papi. Quindi dicevo, che Yuki non è proprio un volpino italiano, è uno spitz medio che assomiglia tantissimo al volpino, però ha delle caratteristiche diverse, nel senso che il volpino mi dicono che è leggermente più piccolo. Lui nella taglia media è 34 al carrese, quindi sopra qui al collo qua lui arriva a 34 centimetri. No, Yuki, vieni. E poi ha le orecchie più corte e più arrotondate, anche se sembrano a punta, ma rispetto al volpino che le ha più lunghe, abbiamo proprio visto la differenza al mare, che c'era un volpino italiano, ha il musetto un pochino più lungo, il volpino italiano, poi magari Xenia, tu che ne hai avuto uno, potrai confermare o meno questa cosa. Comunque lui è un spitz di Pomeriana, sono cinque taglie, c'è il nano che è quello che avrei voluto prendere io, poi c'è Yuki, anzi c'è il nano, il piccolo e il medio, lui è il medio, e poi c'è ancora la taglia più grande e il più grande ancora, sono cinque taglie. E niente, lui ha 3 anni e mezzo, ne faremo quattro a dicembre, il 6 dicembre faremo 4 anni, vero Yuki? È vero amore? Sì. E niente, è una grande soddisfazione questo cagnolino perché appunto, come vi dicevo, per noi è proprio come un bambino, è ubbidiente, dolce, simpatico. E noi lo adoriamo. Ma facciamo vedere cosa sappiamo fare a Xenia? Dai, vieni. Vieni Yuki, vieni qua. Seduto, vieni qua. Seduto, Yuki. No, qua. Vieni qua. Vieni. Vieni. Vieni Yuki. Vieni qua. Guarda. Seduto, seduto, seduto. Bravo. Da zampina, mami. Bravissimo. Giù. Giù. Terra. Giù terra. Bravissimo, ha fatto rotola perché io gli ho insegnato. La zampina, terra e rotola. Batti 5. Bravo amore, batti 5, mamma. Batti 5, fai vedere. Bravissimo. E questa cosa qui gliel'ho insegnata che era molto piccolo, avrà avuto 3-4 mesi, ma non se l'è mai, mai dimenticato. Anche se sto dei mesi e mesi senza farglielo, lui se lo ricorda sempre e lo fa sempre. Vieni, Yuki, vieni, vieni qua, seduto, seduto, seduto. Aspetta che zoom un po' più. Ok, zampina, bravo, batti 5 bene, bravo. Ecco Yuki che sta dormendo tranquillo e beato. Chi sta meglio di lui? Poi dicono vita da cani. Eh beh. Yuki,
Ciao amore, guarda mami. Mua. Tesoro, lui capisce tutto. Allora, raga, sono qui nella stanzetta, sto stirandomi le cosine appunto che ho lavato del mare, tutte le magliettine, le cose varie. E ahimè, questa è la fase più antipatica, diciamo, da fare, stirare il tutto. Però mi tocca perché certe magliette è impossibile non stirarle, essendo di cotone. Si stropicciano molto molto facilmente, quindi per forza di cose devo farlo. E quindi eccomi qui questa mattina, fortunatamente non calda, perché qui le temperature sono scese di 10 gradi buoni e mi va proprio bene per stirare il tutto. Allora, ragazze, voi le avete finite le vacanze? Le avete fatte? Raccontatemi un po'. Dove siete stati? Se siete stati al mare, se siete stati in montagna. L'anno scorso abbiamo fatto 2 settimane di mare e 1 settimana di montagna. Però sinceramente quest'anno avrei fatto volentieri 3 settimane tutto il mare, nel posto dove eravamo. Allora, oggi si presenta giornatina che dopo aver stirato tutto, metterò a posto ogni cosina e poi mia suocera mi ha dato delle cornette, sapete, i fagiolini. Devo pulirli, devo farli bollire. Stasera ho intenzione di farci una bella insalata e quindi un lavoretto che dopo mi toccherà fare. Andrò a lavorare perché faccio il pomeriggio oggi. E niente, sempre tutto il tran tran delle nostre giornate che iniziano come prima. Che bello sarebbe la vita, come dice la canzone, in vacanza da una vita. Sempre in vacanza, sarebbe bello. Vorrei sapere se qualcuno mi dice di no, senza pensare a lavorare, solo a divertirsi e stare in vacanza. Una vita in vacanza, bellissimo. Speriamo che il tempo tenga, che ci faccia vedere un bel settembre, che non incominci a fare piogge e freddo, perché altrimenti a breve dovremmo anche accendere la stufa. Noi dobbiamo anche procurarci il pellet e quindi speriamo che almeno fino a ottobre si riesca a non accendere la stufa. Ok, ragazzi, io continuo il mio stiro perché la cosa si fa un po' lunghetta, nel senso che ne avrò per circa un'ora buona. Oh, questa la devo stirare a rovescio perché ha la stampina.
E quindi io per ora vi saluto e ci vediamo dopo con la pulitura delle cornette. Eccoci qui, raga, con i miei fagiolini. Io le chiamo cornettine, cornette, ma sono i fagiolini questi qua. Arrivano freschi freschi dall'orticello di una signora che conosco, che saluto, Isa. E niente, ho già messo su l'acqua, così poi le andrò a sbollentare. E questa sera ci facciamo una cenetta semplicissima. Ho già preparato le uova sode, le devo andare ancora a sbucciare. E farò una cena semplice, quindi insalata di cornettine fresche con uova. Le taglierò semplicemente a metà, farò una salsina di tonno, maionese, acciughe e magari anche qualche cappero. E gliela metterò sopra l'uovo sodo, quindi veramente una cosa veloce e semplice. Adesso puliamo tutte le nostre cornettine per bene, le andrò a sbollentare e poi stasera saranno solamente da condire. Quindi finisco e poi ci vediamo. Allora, raga, ho finito di praticamente pulire tutti i miei fagiolini. La pulitura del fagiolino, voi sapete benissimo che è semplicissima, basta staccare le due puntine in ambo i lati e la cornetta è bella che è pulita. Cioè, un semplice gesto proprio, quindi si fa anche molto molto veloce a farle. Ecco, io adesso le andrò a lavare per bene anche 3-4 volte con l'ultimo risciacquo sempre con il bicarbonato oppure le lavate in acqua e sale e poi sbucciamo le nostre uova. Eccoci, intanto che le cornette stanno bollendo, dovranno bollire almeno 5-7 minuti, vado a sbucciare le uova. Vi do una piccola dritta per le uova da sbucciare bene. Quando le mettete a mollo nell'acqua per metterle sul gas a cuocere, mettetegli una bella manciata di sale, perché il sale aiuterà a far sì che l'uovo si sbucci molto meglio senza dover tribolare appunto a togliere la scorza. Non fatele raffreddare mai troppo, cercate sempre di farlo quando sono abbastanza ancora tiepide, diciamo. Le mie adesso avrebbero avuto bisogno di essere leggermente più calde, però ho fatto il lavoro delle cornettine, quindi ho aspettato un attimo a pelarle. Però dai, ce la facciamo lo stesso. Eccoci qua. Continuo con il mio bellissimo lavoretto di sbuccia uovo. Vi faccio vedere che ho trapiantato la mia piantina, quella che ho portato dal mare. L'ho messa in questo vaso di terracotta e penso che sia il vaso giusto, ecco. L'ho posizionata in questo angolino, sopra questo sgabello. E niente, adesso vediamo se riesco a farla venire
perché non so se sarà semplice tenerla. Staremo a vedere naturalmente. Super sfide con City, Chelsea e United.